Buongiorno, benvenuto, benvenuta al sesto giorno della nostra settimana detox. Prima di cominciare vorrei fare complimenti per te che sei arrivato o sei arrivata fino a qui, per il tuo impegno, per aver fatto un passo verso il tuo benessere, verso la tua salute fisica e mentale. E per te che ancora non hai cominciato, non ti preoccupare, perché trovi tutte le lezioni da fare sul nostro canale YouTube e puoi cominciare quando vuoi anche tu alla ricerca del tuo benessere, del tuo stato di salute fisico e mentale. Molto bene, cominciamo con il consiglio di oggi. Il consiglio di oggi parte sempre dal ricordo della tua intenzione, quindi rileggi quello che era la tua intenzione iniziale, quello che tu hai scritto il primo giorno della nostra settimana, detox, della nostra disintossicazione fisica e mentale. È importante rileggere, perché attraverso la ripetizione andiamo a inserire, a instaurare una credenza positiva in questo caso. Quindi rileggi più volte se hai bisogno, perché quello che ti darà la spinta, la tua intenzione, il tuo perché, è quello che ti darà la spinta a continuare, a andare oltre. Molto bene, iniziamo ora un esercizio di consapevolezza, ok? Io vi guiderò in un esercizio di consapevolezza, di presa di coscienza del corpo, del respiro e del nostro stato emotivo. Quindi chiudiamo gli occhi e cerchiamo di sentire il nostro corpo. Com'è la nostra postura in questo momento? Com'è posizionato il nostro corpo nello spazio? Come senti il tuo corpo in questo momento? Ci sono dei dolori, ci sono delle tensioni? Riesci a sentire bene l'appoggio dei tuoi piedi a terra? Cosa ti sta dicendo il tuo corpo in quest'oggi? Vai a prendere proprio quelle sensazioni fisiche e successivamente poniamo l'attenzione al nostro respiro. Come respiri in questo momento? Com'è il tuo ritmo respiratorio? Com'è la profondità del tuo respiro in questo momento? E soprattutto, in quale parte del corpo respiri maggiormente? A livello addominale, a livello toracico, oppure hai difficoltà a percepire il tuo respiro? È un respiro nasale? Poni attenzione a questo aspetto. E successivamente portiamo la nostra attenzione al nostro stato emotivo. Come mi sento in questo momento? Qual è l'emozione che mi attraversa in questo istante? Cosa sento? Com'è il mio approccio alla mia giornata? Come mi sento ora in questo esatto momento? E anche un richiamo alla presenza. Molto bene, apri gli occhi e siamo pronti per cominciare la nostra lezione del sesto giorno della settimana detox. Molto bene, cominciamo il nostro allenamento di oggi, sesto giorno della settimana detox. Siamo pronti, l'allenamento di oggi è un allenamento cardio. Utilizzeremo due metodi. Il primo è quello del four times, dove dobbiamo fare un determinato compito all'interno di un tempo totale. Quindi dobbiamo fare il maggior numero di serie di questi esercizi all'interno di un tempo ben preciso. Il secondo metodo è quello dell'interval training, alterneremo dei momenti di intensità diverse. Vai sempre nel tuo ritmo, l'obiettivo è quello di muoversi. Cominciamo il nostro riscaldamento, inizia con la marcia, io accendo il tuo cardio, anche tu se hai. Ancora lì. Ok, iniziamo alternando le ginocchia e portando le mani
al ginocchio opposto e forza, forza, sesto giorno della settimana detox. Se sei arrivato, arrivata fino a qui, vuol dire che ci hai messo impegno, ci hai creduto e continua a credere, perché ancora ti manca un giorno e arriveremo insieme fino alla fine verso la nostra disintossicazione fisica, muovendo il corpo e rimuovendo quei pensieri che ci bloccano, che ci tengono alla nostra zona di comfort, quelle credenze nocive. Let's go! Andiamo, 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 andiamo! Ok! Gli ultimi 3, 2, 1, ragazzi, cammini avanti, 1, 2, 3 passi, tira sul ginocchio. 3 passi avanti, gira sul ginocchio. E va. Oh. Energia, ricordati l'atteggiamento importante. Fa vedere l'esempio, guarda. Incontra se faccio così. È un'altra energia, completamente diversa di fare così. Oh. Quindi l'atteggiamento molto importante. Andiamo avanti. Oh. Un minuto, dai. Let's go! Settimana detox! Andiamo, andiamo, andiamo! Tira sul ginocchio, riscaldi il corpo, prepara la mente! 3, 2, 1, stai qua! Oh. Sul ginocchio, alterna! Dobbiamo preparare anche la nostra frequenza cardiaca, aumentare anche la temperatura corporea per affrontare la parte centrale dell'allenamento. Su, su, su. Vai, vai, vai. Sono curioso di sapere come ti senti dopo che hai già fatto questi 5 giorni della settimana. Sono molto curioso, ma io sono sicuro che un mattoncino di positività l'hai aggiunto alla tua vita, e questo è il nostro obiettivo, settimana detox. 4, 3, 2, cammino avanti. Oh. 3 passi, su, hop, ancora, hop, e vai. Siamo quasi alla fine del nostro riscaldamento e siamo pronti per affrontare la parte centrale dell'allenamento di oggi. Vai, vai! Let's go! E respira! Respira, fondamentale! 4, 3, 2, 1, stop! Ok, marcia sul posto! Prepariamo per il nostro primo four times. Sono 5 minuti dove dobbiamo fare 20 high squat, ok, più gli spostamenti laterali 4 volte. 1 2 3 4, e poi riparti con i 20 high squat, ok? Sono 5 minuti totali, scegli tu il tuo ritmo, molto bene, marcia, addio via, 3, 2, 1, via.
10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Poi lo spostamento laterale. 1, 2, 3, 4. E vai avanti. Faccio 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Passate più un minuto. 1, 2, 3, 4. Levate, 1, 2, 3, 4, attenzione alla postura, mantenere la curva lombare, sedere mai indietro, 9 e 10, spostamento laterale, 1, anche qua mantenere la curva lombare, e 4. E andiamo avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, secondo minuto. 8, 9, 10. Spostamento laterale, via. 1, 2, forza, 3, 4, e riparto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, spostamento laterale, 1, 2, 3, 4, ragazzi, siamo già al terzo minuto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il giro per farti vedere, respira, 6, 7, 8, 9, 20, via, 1, 2, 3, 4, e fatto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, siamo a 4 minuti. 1, 2, 3, 4, e riparto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Attenzione, entriamo nell'ultimo minuto, quinto minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 20. Let's go. Una, due, tre, quattro. Dai che ci sta ancora una. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ok, finito il tempo. Abbiamo un minuto di recupero. Marzi sul posto, respira, fa scendere un po' la frequenza cardiaca, scaricando, controlla a quanto sei. Abbiamo un minuto di pausa e ci prepariamo per il secondo esercizio, che è un intervallo dove faccio per 40 secondi lo skip con la pausa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e per 20 secondi recupero, ok? Siamo pronti? Devo fare per 4 volte questo lavoro. Occhio che si parte. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'è una pausa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, poi forma anche più basso, l'importante è che ci sia al 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dai, 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 10 secondi, respira, ok, marcia. 20 secondi di pausa. Sono 40 secondi di lavoro e 20 secondi di pausa. Attenzione. 2, 1, via. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Su, muovi le braccia e respira. Su. Vai, 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 energia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, forza e coraggio, l'atteggiamento, attenzione, arriva il recupero, respira. Siamo a 2, manca ancora 2, respira, 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 muoviamo il corpo, direzioniamo la mente, manteniamo la tensione, la concentrazione fondamentale, ecco, si parte, hop, 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 qua, mettiamo bene il ginocchio in alto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e vai, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora, e vai, dai, siamo insieme, 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 questo allenamento caldo di oggi, muoviamo il corpo, ok, riposo, respira, ogni tanto controlla l'intensità, il carico tensimetro, eleva quello del carico interno, il battito cardiaco, 3, 2, 1, via, ta ta ta, ta ta ta, questa è la ritmica, muovi le braccia, sempre
il braccio lo posiziono alla gamba. Lo faccio più lento per farti capire. Ok? Ancora. Dai, dai, dai! Forza! Ok, respira, recupera, siamo qui, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, importante la concentrazione mantenendo il focus sulla nostra intenzione. Benissimo, andiamo avanti con il nostro secondo 4 time, ok? Quali esercizi facciamo? Affondi alternati, affondi posteriori alternati 20 volte, corsa avanti e indietro 4 volte, ok? 3, 4 e poi riparto, va bene? 20 più 4 volte la corsa per un tempo totale di 5 minuti come abbiamo fatto prima. Al mio via si parte, io mi metto in questa posizione così vedete meglio. Mi raccomando, vai nel tuo ritmo, vai nel tuo ritmo. 3 2 1, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20. Corri 4 volte. 1, se non hai spazio a casa puoi correre sul posto. 2, ok, si riparte con gli affondi, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, primo minuto. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, corre avanti 4 volte. 1, 2, 3 e 4, e parte con i due affondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Corri 4 volte. Secondo minuto. E 4 e ripartiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 9, 20, corre avanti 4 volte. 1, questo è 2, 3 e 4. Ripartiamo. 1, 2, 3, continua, 4, terzo minuto. Gli ultimi, 11, 12, 3,
tuo spazio, 4 volte. 1. Se non vuoi correre, puoi camminare. 2. Oppure, se è troppo intenso, ripartiamo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 7. 8. 9. 20. Quarto minuto. Eccoci qua, si riparte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, forza, forza, 8, 9, andiamo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, prendi il tuo spazio e let's go. 1. 2. E si riparte. Affondi. Via. 2. 3. 4. Entriamo nel quinto minuto. Dai, 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 ancora insieme. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Prendi spazio, via. 1. Pronti? Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, ok, scattato il minuto, fine, marcia, molto bene, andiamo verso la fase finale del nostro dalla nostra parte centrale di oggi. Molto bene, molto bene, molto bene. Rimani nella marcia e ci prepariamo per il nostro secondo intervallo. L'esercizio è il salto della corda per 40 secondi e 20 secondi di recupero. Alterniamo le fasi di intensità. Pronti? Ci siamo? Sei pronta? Sei pronto? E allora partiamo! Immagina di saltare la corda, quindi devi muovere le gambe e le braccia. Se non vuoi saltare, ti do un'alternativa, guarda. Fai questo. Capisco che la fase di salto per qualcuno può essere troppo, e allora devi fare qualcosa a basso impatto. Ovviamente a una certa velocità, altrimenti il cuore rimane sempre lì. Dai, dai, dai! Forza! Salta la corda! Respira! Ok! Marcia! Prima serie! Fatta! Andiamo avanti! La nostra concentrazione, il nostro focus, la nostra intenzione che abbiamo riletto tutti questi giorni! È la nostra spinta, il nostro perché. 2, 1, via! Salta, salta, salta! Salta, salta, salta! Vai, vai, vai! Respira! Respira, respira, respira.
Guarda qualche secondo. Ok. Sentite l'energia, sentite l'energia del corpo, come anche la mente è molto più attiva, come anche il corpo è molto più predisposto. 3, 2, 1, via! Atteggiamento positivo anche davanti alle difficoltà. Forza, forza, forza! Salta la corda oppure per lo basso, basso impatto, bassa intensità. Giù di! Su! Ok, marcia! Respira! Controllo il cardio. Respira, respira. Via! Salto, salto, salto. Piccoli saltelli. Piccoli saltelli. Muovendo le braccia. È un raccordo immaginario. Siamo al sesto giorno. Sesto giorno. Siamo arrivati fino a qui, insieme. Ragazzi, gli ultimi 10 secondi. Dai. Forza, forza, forza. Eccoci. Respira. Ancora 20 secondi di recupero. Molto bene! Bravo! Brava! Molto bene, molto bene! Siamo arrivati alla fine della parte centrale. Molto bene, siamo arrivati alla nostra fase finale. Ti voglio invitare a rifare lo stesso esercizio di presa di coscienza che abbiamo fatto all'inizio del nostro allenamento. Poi ti invito a chiudere gli occhi ancora una volta e portare la percezione del tuo corpo. Come senti il tuo corpo in questo momento? Cosa senti? È lo stesso corpo di quando abbiamo iniziato la nostra lezione di oggi o qualcosa è cambiato? Riesci a individuare la differenza tra il prima e il dopo? Ancora qualche secondo di attenzione del corpo. Porta l'attenzione al respiro. Come stai respirando in questo momento? Questo respiro è cambiato, sicuramente qualche cosa sarà cambiata. Prova ad individuare cosa, osserva, sii presente al tuo respiro, porta l'attenzione al tuo respiro. Qualche secondo ancora sul respiro. E ora sposta l'attenzione al tuo stato emotivo. Qual è l'emozione che ti domina in questo momento? E rispetto all'inizio, è cambiata oppure la stessa, si è intensificata oppure no? Porta l'attenzione
cerca di sentire. Solo tu stesso, te stessa, può conoscere, può sapere ciò che senti, ciò che provi. Ancora qualche secondo di attenzione al tuo stato emotivo. Ancora tre, ancora due, ancora uno, e apriamo gli occhi. Molto bene, molto molto bene, complimenti. Hai finito anche il sesto giorno della settimana detox. Io ti faccio i miei complimenti per il tuo impegno, per almeno averci provato a andare verso la tua salute. Io ripeto e ripeto, perché è un messaggio che deve passare, che voglio passare. E questo è il mio obiettivo, che tu migliori la tua salute fisica e mentale attraverso la pratica, attraverso il provare. E oggi sei arrivato alla fine del sesto giorno della settimana detox. Ti aspetto domani per il settimo e ultimo giorno della nostra settimana, della nostra challenge, della nostra sfida con noi stessi verso la salute fisica e mentale.